Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazioni a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube. Piccola rassegna stampa del giorno, dove leggiamo insieme alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato all'interno del nostro portale di informazione notizieinunclick.com. Ricordo per tutti coloro che vogliono approfondire, possono collegarsi tranquillamente al nostro sito su notizieinunclick.com e andare a cliccare, come dico sempre, dove gli pare. Grazie per seguirci sul nostro canale qui di YouTube, i nostri lettori consolidati ormai da quasi 20 anni, e i nostri social di Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. Buona visione! Oggi apriamo con un pezzo scritto da Marco Travaglio. Green Pagliacci, quando Confindustria ordinò lo sblocco dei licenziamenti e Draghi obbedì, le aziende iniziarono a licenziare a manetta anche via mail o SMS. Per approfondimenti basta leggere l'articolo. Giorgia Meloni, i nostalgici continuano a sentirsi bene a casa sua. Anche qui questa è violenza. Ce ne parla Di Battista. Incidenti sul lavoro, sindacati, non è un problema, ma è una strage. Roma Bertolaso, io commissario nella giunta di Michetti, sicuramente è una cosa che so fare. Neofascismo, tensione a orologeria, il PD pretende di governare Roma, la Morgese si dimetta. Migranti in Libia chiedono aiuto, non sappiamo dove andare. Per la Home andiamo a leggere quello che non abbiamo visto prima. Kruntz, tornando all'estero, si dimette da cancelliere dell'Austria dopo le accuse di corruzione. Ancora Trump per l'estero, bagno di folla che guarda al 2024. Per l'ambiente Google Maps incentiva l'ecosostenibilità. Educazione finanziaria, il riscontro dell'intervento di Beppe Ghisolfi in provincia di Umbria, se non mi ricordo il paese, ma comunque basta andarlo a cliccare. Ultimi articoli di Covid, intanto andiamo a leggere che sono 131.301 i totali morti dall'inizio della pandemia. Fortunatamente si è arrestato un po' il discorso. Terza dose vaccino over 60, c'è l'ok del ministro del Ministero della Salute. Per lo sport, la Formula 1 in Turchia, Bottas trionfa sulle Red Bull. Giornate del volontariato per quanto riguarda il terzo settore. Amici animali, le tartarughine sono nate a Morcone e sono 72. Per i percorsi turistici in Italia e nel mondo vi propongo l'Albania, non solo per le sue caratteristiche e per il turismo, per andarla a visitare, Tirana, Durazzo, Lecce e quant'altro, ma soprattutto per andarsi a curare i denti, che si risparmia fino al 70% rispetto alle tariffe qua in Italia. Tornando in casa nostra, abbiamo Enoturismo delle Marche, sosteniamo il reddito dei produttori e l'immagine della regione delle Marche. Questo ancora molto altro potete trovare su notizieinunclick.com. Per oggi mi fermo per quanto riguarda la nostra piccola rassegna online, ossia la lettura di alcuni titoli che abbiamo pubblicato e che andremo a pubblicare nell'arco della giornata. Grazie sempre per la vostra attenzione, alla prossima, Loredana.